tutti ragazzi, benvenuti su Mix Game Studio, io sono Vicky e oggi siamo qua di nuovo su The Layers of Fear, qua i soliti libri che cadono a caso, e proseguiamo l'avventura tra tante virgolette, l'avventura spiritica tra un po'. Allora, eravamo rimasti qua, qua era sempre uguale, ah già che eravamo morti mi sembra, se non ricordo male, vediamo un po', allora qua si attiva questa, vero? No? Ok. Qua abbiamo la porta, corridoio dove c'era la musica angelica, porta, e poi qua dopo questa porta, se non sbaglio, c'era, ok, la scala con l'oblio dopo, perfetto, tutto torna, ok, allora vediamo un po', qua c'è l'oblio, facciamo pianissimo, pianissimo, ok, questo non era esattamente pianissimo, ma lo accettiamo. E qua sento squillare un telefono, giusto? Sì. Ok, l'ho promesso. Oddio. No, non cadere. Sta cadendo, vero? Sì. Oh, 8, 5, 3. Perfetto, la combinazione ce l'abbiamo. Direi che guardare le cose che cadono fa bene. 8, 5, 3. Sperando che sia la combinazione di questo. Non è successo niente. Poi l'ho messa male. Proviamo. 8. Ok, oddio. Sì, avevo messa male. Le, vaffanculo. 8, 5, 3. Sì, l'avevo capito. Ah, sono dall'altra parte, vero? Vediamo. Oddio. Dove sono adesso? Sì, mi sa che sono dall'altra parte. 8, 5, 3. E lì c'è scritto qualcos'altro, però. 3. Oddio. Devo mettere di nuovo una porta. Seriamente. Stai aperto. Qua. Va bene. Ok. Oh, la madonna. No, è proprio il telefono. È andato. Ok, forse. Cosa sta succedendo qua fuori? Porta, ti prego, collabora. Mi stai facendo incazzare. Ehi, cosa guardi di bello? C'è qualcosa di. No! 3, 5, 4. Ok, là. Ok, io là come ci arrivo? 3, 5, 4. Non dimentichiamocela. Che ci sia un passaggio qua. Ok, infatti. 3, 5. Ah, ho sbagliato. Rifacciamo. 3, 5. E poi il bellissimo 4. Cos'è successo? Porta, tu mi stai un po' sulle palle. Non è successo nulla, vero? Oh mio Dio! E vai, ma cosa è successo? Ho glitchato la mappa? Dai, che schifo! Dove sono finito? Sono uscito dalla mappa! Non ci credo! Dai! Ma vai a cagare! E mo? Sto camminando! Dove sono? Sono nell'oblio! Dai, devo ricominciare! E torno al menu. Direi che ci rivediamo. No, sono di nuovo qua. Ci rivediamo una volta tornati là. Ok ragazzi, siamo tornati qua nel punto dove aveva glitchato il mondo. Ok, qua solita stronzata. Cadi. Sì, mai lo farà. Sì, va bene. Allora, lì è caduto tutto. Qua si è aperto. 3, 5, 4. Non sbagliamo. Cioè, non sbagliamo. Non cadiamo di nuovo fuori dalla mappa. 3, 5, 4. 3. 5. E poi 4. Cos'è successo? Ok. Adesso è successo qualcosa. Oh mio Dio. Platforming. No. Oh merda. E che palle sti telefoni però. È praticamente un ponte. Da cui credo non si possa cadere. No, vieni. No, poverino.
È successo qualcosa dietro. Torniamo indietro. Oddio, sono caduto. Però mi sembrava qualcosa di dovuto, cioè di voluto, scusate. Cioè che si doveva cadere, sì, infatti, siamo arrivati sul fondo. È ancora sto cellulare. Quello non è un cellulare, è un telefono fisso. Ma va bene. Noi lo chiameremo cellulare. Questo telefono, ecco, per essere più generali possibile. Madonna. Qua è bruciato. Si è sfasciato tutto qua. Eccoti qua. You deserve this. All of it. All of it. Usa più autotune di Fred De Palma. Comunque. Oddio, ma si è sciolto. Ma è il mio cellulare nuovo. Ma dai. E poi in cosa si è sciolto? In una macchia di cioccolato. I needed something to un dito. The... How should I put it? Final touches. Okay. A finger. I needed a finger. Mi sembra giusto. Chopped it off. Easier than sawing a leg. Washed it. Dried it in an oven. Fell asleep. Ah, suo dito. Burned it. Will I manage to pull this off? Okay. Ha rubato un dito. Va bene. Qua accendiamo che non si sa mai. Che a me piace la luce. Allora, beh, direi di andare di qua. C'è una fottutissima porta. E si sa che le porte portano sempre da qualche parte. Giusto? Oh, nel nostro punto di salvataggio. Però direi di fare ancora un pezzetto perché è stato molto veloce. Qua, vediamo un po' cosa succede. Cosa succede? Oh, sta assomigliando. Ok, sta assomigliando molto a una persona. Questa sarà mia moglie, immagino. Cioè, è mia moglie. O Eva, più che altro, più che Sara. Sicuramente il futuro è sbagliato. Perché sono piuttosto sicuro che sia morta. Ti odiavo, bla bla bla, finisce. Qua. Oh, c'entra qualcosa? Non è vero. E qua ci sarà il dito, giusto? Ok, il nostro bellissimo ditino. Con tutta la storia, bla bla bla. Manca una fottutissimo sportello. Un'antia. Questo vuol dire che siamo all'atto finale. Infatti qua anche la donna, il dipinto è quasi completo. Quindi, io qua sono stupido e lo so, mi li apro. Cioè, so che non c'è dentro niente. Ne sono consapevole di questa cosa. Afferralo, ti prego. Non farmi questo. Ah, mi stai prendendo per il culo? Oh. Dai, intanto è vuoto. Lo sappiamo benissimo. C'è qualcosa da leggere? Una scatola. Ok, dei pennelli. Qua è il solito libro aggiornato con le lettere. Di cui ce ne sbattiamo il... Ok, lo sapete. Qua niente, niente. Un trono. Qua cosa c'è scritto di bello? Oh, prova e riprova. Trial and error. Va bene. E noi proseguiamo. Ma che ce frega. Già dei bivi. Perfetto. Porta. Porta sbarrata. E porta di... No. Non c'è la porta qua. Quindi andiamo qua. Vero. Ho fatto una buona cosa. Il mio intuito è poco intuitivo. Dove sono? Oh, ho capito il loop infinito. No. Ah, ok. Buona. È stato inutile. Aspetta, mi ha riportato. Ok, mi ha riportato dalla stessa parte. Quindi qua ci sarà la porta tutta sfrangata. Perfetto, il mio intuito ha fallito miseramente. Di qua. Oh, un po' di luce. Un po' di rumori strani. Un po' di bellezza. Però non può far rumore tutto. Oh, la madonna, con che violenza l'hai aperto, amico. Qua pentolame. Qui c'è un bigliettino. Vediamo un po'. Stiamo finendo le mele, no! Ma lisciami le mele! Peccato, eh? Qua cos'è? Zucchero. Chi tiene dello zucchero in un barattolone del genere? Paprika e... Oregano. E noi... Oh, sa origano. No, boh, non so cosa c'è scritto. E la madonna, stiamo finendo le mele? Beh, non sembra, eh? Ce ne sono a tonnellate. Ah, poi c'era anche il quadro quello all'inizio. Che buttava fuori mele a tutto andare. Quindi non le state finendo, tranquilli. E infatti, c'ho anche le mele nei cassetti. Siamo sicuri di stare finendo queste mele? Io direi di no, eh. Fammi vedere cosa c'è qui dentro. No, pensavo mele. E infatti, pensavo bene. Un altro sacchetto di mele? No. Ho aperto i tuoi sportelli qua? Non mi ricordo. No. Mele? No, niente mele. Ok, allora, appurato che le mele non mancano. Proseguiamo. Almeno un pensiero in meno. Quello delle mele. Boh, qua c'è una porta. Apriamo. Oh, lettera. Vero? Sì. Vediamo un po'.
C'era una volta un uomo con la passione in petto, ma poi sua moglie trascurò il suo aspetto, il suo viso era osceno, ma lui non poteva fregare di meno. Lei odiava l'uomo con la passione in petto. Ok, mia moglie mi odia, la cosa ormai è sicura, eh? Qua che una bella finestrocca. Bruttissimo, è un vampiro, porca troia. Via! Prima che il vampiro ci ammazzi. Qua, tutto rotto. Vai. Oh mio Dio, questo è il. Oddio, il quadro di copertina. La donna ratto. Cazzo è? Oh merda. Dove sono finito? No, non dirmi che. Ah no, sapevo. Ho glitchato di nuovo. Ho glitchato di nuovo! Non ci credo! No, 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 stiamo scherzando. Dai, stiamo scherzando. Ma porca puttana, ha glitchato di nuovo. Ci rivediamo di nuovo quando torno al stesso punto. Ok, è stato molto più veloce del previsto. Io stavo zitto, ma ci siamo. Sì. Chiuditi. Ah, lo sbalzo del quadro mi ha buttato oltre la parete. Cioè, cosa sta succedendo a sto gioco? Era perfetto, adesso è pieno di glitch. Cazzo è? Oddio, va poco. Oddio, vado a poco. No, sto in mezzo. Ciao, basta. Ah no, sono topi. Ok. Non fa paura sta scena, dai. Togliamola. Grazie. E apri qui la porta. Oddio, ce l'ho dietro! Ok, c'è un'altra porta di là. C'è qualcosa che fa versi qua. Prendo fuoco. No. Dov'è? Lo sento. È qua. Lo sento ma non lo vedo. No. È diventato fuoco, fuochino. È questo? Sì. You mind explaining this to me? Topo. I know what it is. Care to tell me how it got in my workshop? Infatti. Stupidi topi. Stop lying! We both know it couldn't have gotten there on its Oh, own. giusto così. Cattivo. Fagli capire chi comanda. Anche se stai parlando di un topo che cammina, quindi sì, potrebbe essere arrivato da solo, in effetti. Oddio, so già cosa succede qua. Un infarto, vero? No? Cosa sono? Cimici? E si torna a casa. Via. Via. E io sto qua. E vi attaccate proprio al cazzo. È dietro la porta. Ha funzionato. Non mi ha preso. Ho fatto una cosa azzeccata. Oddio. Oddio. L'ho azzeccata forse. Quella di qua. Direi proprio di no. Quindi di qua. Oh mio Dio. Mi faccio impressione da solo. Ho imbroccato una decisione. Beh, qua succede qualcosa di brutto. No? È la prima volta che vedo bene l'esterno della casa, eh. E non è che ci sia molto, in effetti. Però va bene. Vai a cagare. Stupida finestra, lo sapevo che dovevi fare qualcosa di rompipalle. Mamma mia. Stata aperta fino adesso e poi si chiude. Oh, colore. Che bello. Macchie di sangue. Però colore sempre è, sempre un colore. Un altarino. Oddio, ma la porta è giù. Io non ci passo sopra. O devo? Oh mio Dio. Ti prego non buggare di nuovo. Oddio. Dove sono finito qua? Oddio. Oh merda. C'è un leone! Apri! Fuggi! Fuggi! Fuggi, amico! È l'unica cosa che puoi fare! Fuggi! Non so cosa c'è, ma c'è qualcosa di brutto là dentro. Mi sta ancora inseguendo? No. Sembra che mi stessi inseguendo prima, eh? E non ne sono molto sicuro. Ok. Wow, un verricello. A cosa mi serve? A cosa? Cioè, ormai, scusate se
Misciano delle parole in simil bergamasco, però ho una compagna di classe in università che è bergamasca e mamma mia, il suo modo di parlare è incredibile. Mi fa venire voglia di parlare bergamasco anche a me, con quella cadenza strana. Dai. Cerchiamo di evitarlo. Sto tirando su qualcosa. Sì. Continua. Continua, continua. Aia. Oddio, oddio, che è successo? Che è successo? Ok, quasi arrivato. E la Madonna. C'è bisogno di sti versi? No, ditemelo. Ho tirato su solo un cazzo di quadro. Ok. Carino, nel senso. Cioè, fa cagare. Ok, mi devo sporgere e morire, vero? Dai. Cadi. No? Allora, me ne vado. Fanculo tutti. Fanculo tutti. Oh. Vediamo un po' che merda succederà qua. Attenzione, attenzione. Non succede niente. Ti ho vista. Ah, ok, c'è veramente qualcosa. Oddio, va fuoco. Bene. That her? Ci può? Ah, ok, sarà appena Can she successo. hear us? Post-operazione. This is all fixable, right? No, you don't understand. Her face, her hands. She will be devastated. Io soprattutto. Ok, qua è appena stata operata. È letto d'ospedale questo. Oddio. Proseguiamo. Cosa mi dice di bello? Sai ancora dipingere? Boh, chi lo sa. Cioè, oddio, da quello che ho visto non è mai stato in grado. Però. Oddio, una tavola Ouija. Invochiamo gli spiriti. Yes or no, ok. Cosa ci devo fare? Ci sarà una frase qui intorno da dire, vero? Sono io a caso. Mi devo fare domande a caso. Ma no, voglio capire se posso usare la tavola. Vediamo qua dentro cosa c'è. No, di qua. Di qua. Ok. Infatti. Egregio signore, mia moglie sarebbe onorata di suonare al suo matrimonio. Ci chiami questa sera e ci occuperemo dei dettagli. Il nostro numero è 363 853. Oddio, ma è il. Speriamo di sentirla presto. È il numero di. Ah, ok, erano i tre pezzi del numero di telefono, ok. 363 853 è l'altro numero, ricordo. Ma va bene. E scommetto che vado a mettere qua, vero? 3. Vediamo se succede qualcosa. 3. 6 3 Gli spazi sono giusti? Ti prego. 8 5 3 E poi rimangono 4 spazi, no? Che l'ultimo era. No, l'ultimo era sempre da 4. Cioè da 3, scusate. Sapete che faccio? Io termino qua l'episodio e poi vado a vedere nel video qual era l'altro numero e vediamo se funziona. Quindi, ragazzi, con questa fantastica visuale che non si vede nulla, interrompo l'episodio. Finisco l'episodio di oggi. Vi ricordo di lasciare un like, commentare, iscrivervi se non avete ancora fatto. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao ciao!